Salve, sono Monica Frassoni e sono contenta di riuscire a partecipare anche se in questo modo in diretto alla vostra discussione che tocca dei temi assolutamente centrali per tutti noi. La sfida della democrazia. Qual è oggi la sfida della democrazia o delle democrazie? Perché come voi sapete molto bene ci sono molti modi di intendere la democrazia e credo che il problema fondamentale della democrazia oggi sia doppio. Da una parte quello di riuscire ad essere veramente rappresentativo e di portare le persone a sentirsi parte di un sistema dove si decidono delle cose che lo riguardano e che magari non sempre gli piacciono, ma che comunque lo fanno sentire o la fanno sentire come parte di un gioco nel quale non è solamente una pedina, quindi il tema della partecipazione. E la seconda sfida è quella di riuscire a risolvere i problemi. Penso che oggi il problema più importante che noi vediamo nell'azione del governo in generale, il governo europeo, il governo nazionale, il governo locale, è quello di dare ai cittadini la sensazione, anche la convinzione che ci sono dei problemi che sono sentiti e che sono risolti. Penso che a livello europeo questo è chiarissimo, l'incapacità da parte dell'Unione Europea di risolvere, di affrontare in modo positivo, facendo vedere che le soluzioni che vengono di volta in volta scelte hanno degli effetti positivi, è sicuramente uno delle questioni più forti che si pongono oggi, sia per la legittimità che per la credibilità dell'Unione Europea. Faccio solamente 3 esempi: Grexit, quindi il tema della Grecia, la crisi dell'euro, Brexit, il tema della possibile uscita del Regno Unito e infine il tema che oggi appare assolutamente devastante, ma anche portatore di una grandissima sfida, quello delle migrazioni o, se vogliamo essere ancora più precisi in questo periodo, il modo attraverso il quale l'Europa affronta il tema di che fare con milioni di persone che sono costrette alla fuga e sono costrette a cercare un rifugio anche nel nostro continente. Quindi credo che la sfida dell'efficienza o dell'efficacia, insieme a quella della rappresentatività, rappresenta oggi il tema più importante che dobbiamo oggi porci noi tutti come democratici. Questo ovviamente è un tema che non riguarda soltanto i politici, che non riguarda soltanto le istituzioni, è un tema che riguarda anche la società civile, che credo abbia avuto in molti casi, sicuramente in America Latina, sicuramente nel nostro continente, forse meno nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, nei paesi emergenti, il problema di sentirsi così estranea alla politica da pensare di riuscire a sviluppare un sistema di gestione della società parallelo o addirittura ostile alle istituzioni. Per fare in modo appunto da superare i limiti della politica stessa. Penso che oggi molti esponenti della società civile si rendano conto che questo non è più possibile, che è necessario direttamente avere un impatto, entrare, sfondare, diciamo così, nelle istituzioni, creando delle alleanze positive con chi nella politica ancora agisce senza essere corrotto, senza avere come unico obiettivo quello di utilizzare il potere e avere il consenso, ma quello che appunto coloro che hanno e ci sono, che hanno come obiettivo quello di riuscire a risolvere dei problemi collettivi. Anche questa è una sfida della democrazia, riuscire a portare al potere coloro che hanno delle energie positive, delle idee positive per tutti noi. Oggi credo che un problema, che è un problema anche di carattere istituzionale, elettorale, finanziario, è quello che noi vediamo chiaramente che la vittoria in molti casi, quindi il consenso in molti casi, è preso da forze politiche, da forze
sociali, ma direi soprattutto forze politiche, che rappresentano una visione di chiusura, di non soluzione, di protesta, e invece coloro che potrebbero portare delle soluzioni positive, siano esse nelle istituzioni o nella società civile, non riescono ad avere quell'ascolto e quell'impatto che altri hanno. Quindi tre sostanziali sfide: la rappresentatività, l'efficienza e la capacità di raccogliere consenso. Queste tre questioni sono secondo me prioritarie e in tutte e tre c'è una assoluta necessità di costruire delle alleanze senza diffidenze e andando direttamente alla sostanza delle cose tra la politica o tra coloro che ancora fanno, che vogliono fare politica, nonostante a volte, e parlo veramente con conoscenza di causa, non riescono poi ad avere il necessario consenso, e coloro invece che operando nella società civile riescono o a fare a meno delle istituzioni oppure a sviluppare una attività appunto nella società che in molti casi prescinde dalle istituzioni stesse. Credo che questo sia a lungo termine purtroppo un elemento negativo per entrambe, sia per la politica che per la società civile. Mi è stato anche chiesto di parlare un po' dell'impatto delle cosiddette lobby o advocacy, come si dice in inglese, o influenza, come dicono i francesi, delle istituzioni rispetto alle istituzioni europee, della società civile e in generale di coloro che sono portatori di contenuti o ambientalisti o di difesa della società, dei diritti umani o di allargamento delle possibilità di partecipazione, eccetera. Cioè tutti coloro che portano un'agenda fortemente propositiva e positiva rispetto sia all'Europa che alle politiche che dovrebbe fare e che come tali si pongono ovviamente in forte opposizione rispetto alla realtà dell'Unione Europea di oggi, perché la maggioranza delle politiche dell'Unione Europea adottate in questo periodo sono senz'altro delle politiche che non vanno nella direzione che noi vogliamo, anche se ovviamente ci sono delle eccezioni e ci sono delle vere e proprie battaglie che si stanno svolgendo, penso soprattutto al tema dei cambiamenti climatici e anche al tema della politica energetica e come tale, che presentano qui in Europa degli aspetti più positivi di quello che invece succede in molti stati europei, Italia ahimè compresa. Direi che io ho visto in questi ultimi 20 anni, perché tanto tempo che ormai sono qua con diverse funzioni, che il tema della lobby o dell'advocacy è molto, molto cambiata. Oggi la società civile o comunque le ONG riescono ad avere un forte impatto se riescono allo stesso tempo a portarsi dietro una forte pressione di un numero importante di persone, oppure se lavorano in consultazione o comunque in collaborazione con quella parte del mondo economico, mi riferisco in particolare ai temi dell'economia circolare, ai temi dell'energia, eccetera, che riescono a presentare appunto un'agenda positiva e anche a dimostrare che dietro questa agenda positiva non c'è soltanto un problema di morale o di difesa dell'ambiente, ma anche un caso economico di occupazione e di sviluppo. Credo che questo in molti settori sia una carta relativamente nuova e anche vincente che ci obbliga da una parte a noi, diciamo così, operatori della società civile in senso ampio, a riconsiderare l'importanza degli imprenditori, dei lavoratori, degli industriali e di differenziare quelli che hanno un ruolo positivo da quelli che hanno un ruolo negativo. E credo che, rispetto ovviamente alle priorità che noi ci poniamo. E dunque, in molti casi la differenziazione fra gli operatori economici e la cosiddetta società civile e i politici viene in qualche modo sfumata,
perché la capacità di avere un impatto sulle politiche, sulla legislazione che viene fatta può essere ancora maggiore, soprattutto su agende, dal punto di vista di agende positive, se si riesce a combinare, a costruire un'alleanza fra i partiti, gli esponenti politici, magari anche dei testimoni importanti dal punto di vista sociale, le organizzazioni non governative e gli operatori economici. Questo è, secondo me, appunto un elemento di novità che qualche anno fa assolutamente non c'era e non era visibile. Credo che il tema importante dello strumento Europa sia anche oggi una questione di cui dobbiamo occuparci assolutamente tutti, perché il fatto di perdere il punto di vista europeo, più che altro il punto di riferimento europeo, in tutta una serie di settori, inclusa anche la politica di cooperazione allo sviluppo, credo che oggi sia un rischio reale. Per la prima volta mi pongo nell'ordine di idee che questa nostra unione potrebbe anche fallire, magari non crollare, ma comunque diluirsi e diventare sempre più irrilevante, e penso che questa sia un'altra sfida alla democrazia che viene molto posta, perché come noi tutti sappiamo, quando si dà troppo spazio agli istinti nazionalisti e si riscoprono questi istinti nazionalisti, abbiamo davanti a noi non la strada dell'apertura, dell'incontro e del benessere, ma sicuramente quello dello scontro, quello dell'inimicizia, del razzismo e alla fine della guerra. Quindi credo che se noi sapremo rispondere, penso che abbiamo assolutamente gli strumenti per farlo, a queste sfide, noi riusciremo anche a aprire una pagina più positiva rispetto a quella che ci sembra di avere di fronte oggi. Grazie, ciao.